La giostra della Puntana e poi il cerimoniale, le liturgie della giostra con l'arruolamento, la benedizione, la lettura del bando e il sorteggio dell'ordine di partenza della giostra della rivincita di domani pomeriggio al campo dei giochi. Come stasera migliaia di visitatori. E allora gli enti sostenitori, il Comune di Foligno, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, la Camera di Commercio di Perugia, la Fondazione di quello della Presidenza, del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i beni delle attività culturali. E... Ma cominciamo a vedere gli alfieri all'eroica dell'ente giostra con le bandiere dei 10 misteri dei rioni. E allora prepariamoci a vivere questo splendido corteo, vedremo piano piano cosa le commissioni artistiche rionali hanno preparato per questa magica serata. Con l'alfiere
la Sartoria regionale, la bandiera richiamata a mano dalla professoressa Anna Maria Rodante, e poi il gruppo degli armati con in testa Stefano Freddo, seguito dai tamburini guidati da Giulio Germani. Thank you.
Adriana Rosati, con un costume ispirato alle documentazioni iconografiche di Cesare Vecellio, il celebre trattato degli abiti antichi e moderni di diverse parti del mondo. Abito realizzato da Daniele Gelsi, è stato prodotto con tessuto della prestigiosa azienda veneziana Lisio Rubelli, in seta avorio, con grandi medaglioni di tessuti d'oro arricchiti con perle e filigrane. E allora applausi per Adriana Rosati, splendida nel suo abito, che è un'autentica opera d'arte, con questa sovrapposizione di ricami d'oro eseguiti a mano, perle barocche e cristalli che conferiscono all'abito grande maestosità ed eleganza. I gioielli sono ispirati a quelli antichi, a quelli che vi saluta prima. La dama è seguita da due damigelle, Ludovica Peruccioli e Maria Cristina Notaro. Poi il Duca Vincenzo I Gonzaga, il protagonista del corteo storico del giovane Fucini per la Pintana 2015, interpretato da Roberto Coletti. Il Duca è seguito da due austeri armati e sfila per il vie di Foligno mostrando il suo prezioso e sfavillante abbigliamento regale. Leone Fucini, signori, il giovane Pierluigi Chicchini. Domani sarà in sella a Gaggiano, puro sangue della scuderia Leonale. Il cavaliere è accompagnato anche da una dama a cavallo. Questa è la sorpresa che ci ha riservato quest'anno il corteggio del Leone Puccini. Ed anche il priore Stefano Mattioli, anche lui a cavallo secondo una tradizione consolidata delle Rione Puccini. Ed ora anche il gruppo sbandieratori del Rione che ci regalerà una piccola esibizione. Davvero bravi questi ragazzi. Molto spesso sono chiamati a rappresentare la giostra della Puntana fuori dalla nostra città. Allora abbiamo iniziato alla grande con molte sorprese come tradizione. Gente pronta ad applaudire questi splendidi abiti, questi personaggi perfettamente calati nel ruolo. E a proposito di bei personaggi e altri bei costumi, ecco la bandiera con le due spade incrociate del Leone a Mandini. Proprio il successivo corteggio del Leone di Via Brunetti viene aperto dalla fiera con la storica bandiera ricavata. Con lo spazio
splendido guerriero russo che precede una coppia di nobili composta da Alfredo Palermi e Massimo Fioriconti. Massimo Fioriconti è stato priore del Rione Armanini e presidente della commissione artistica dell'Elettro Giostra e indossa questa sera un nuovo abito realizzato da lui e preso dal libro Patterns of Fashion, la costruzione di modelli per uomo e donna dal 1560 al 1620. Lo splendido abito di tessuti pregiati è una fedele riproduzione di un'armatura realizzata con tessuto metallico con un enorme mantello a ruota che raffigura un nobile armato. Massimo anche curato. Leone Armaniti, la splendida Giulia Leonardi. Ma c'è già in piazza il gruppo equestre all'eroica con il cavaliere Gagliardo, Diego Cicizio Rinaldi. Abito all'eroica, domani sarà in sella la debuttante Saluccia Trina, puro sangue inglese di 5 anni. Il successivo corteggio del Leone Armaniti si chiude con lo storico gruppo degli armati, con delle splendide armature opera di Giovanni Fanelli, che torna a subire come tutti gli anni ormai caratterizza le abilità artigianali che sono un vanto di questo rione. Ed
domani sarà il Sella Negretti, puro sangue inglese di 7 anni, della scuderia Renault. Il corteggio si chiude con gli armati, con armi ispirati ad un'opera di Sanchez Coy. Ed è la volta della Lione contro Stanca. Apre ricordando il gruppo delle galline, sono tutti i ragazzi della Lione contro Stanca. Proposta quest'anno da Lione, per due fortuna, ovvero le ragioni della storia, prendendo spunto dal diritto di Francesco Gimignani alla teoria della fortuna, il contrastante ha ricollegato la tela a Teseo e Medea, protagonisti sicuro per motivi diversi della mutazione di forma retorica, della personificazione della mutevolezza della sorte del destino, e il vero mai di morte di del testo, nella formula barocca. Cesare Bertoldi.
Le ore del gruppo della prima dama si apre con due giovani musicisti, Lorenzo e Matteo, del gruppo musicanti Potestatis, che con tamburi e con la musa accompagnano e scandiscono il passo del Cortello. La teoria rappresentata è quella dell'amor cortese. Ed eccola, la prima dama della Viola La Mora, Alice Catena, nota imprenditrice marchigiana che ha fondato un'azienda di cappelli artigianali made in Italy, recuperando l'arte antica dell'impagliare. La stilista ha dato sfogo alla sua creatività proponendo una collezione glamour con il marchio Montegallo, che testimonia la sua passione per i cappelli e l'amore per la sua terra. Il gruppo degli armati, il gruppo politico, Fabrizio Maurizio Piero Mendini, il priore Alessio Albani, e poi in piazza c'è il generoso del Rione La Mora, signori Marco Diafaldi, che domani sarà in sella a Capitano Nox per difendere il verde del Gelso. Il gruppo si chiude con giovani alabardieri che completano il corteggio. Ed è la volta del Rione Cassero, alfiere a cavallo, con la bandiera e i colori del Rione, seguito dal gruppo dei Camunini, guidato da Emanuele Lumbarelli. Puro sangue inglese di 6 anni e chiude il
popoli armati guidati da Lorenzo Gherardelli, con arti realizzati dalla Sampdoria Pionati. Thank you.
Santocchia, indossa dei gioielli e l'oreficeria Farina di Foligno, e si chiude con il priore del Rione Giochi, Marco Tezzarelli, da quest'anno la guida del Rione e vincitore al debutto del Palio di Giostra, con un abito di foggia spagnola con influenze inglesi, maniche, legami, calze e cappello. Il priore è scortato dai nobili Alessio Cedroni e Luca Bucciarelli. Ed ora il Giochi celebra la vittoria di giugno della sfida del giugno 2013-2015, esibendo il Palio dipinto da Tommaso De Luca. E le tre ancelle sono Marica Bucciarelli, Aurora Carini e Marzia Proietti, mentre il portapalio è Fabrizio Todisco. Il plurivittorioso cavaliere di Giostra Massimo Cubini, che domani difenderà il colore delle Rione in sella gioia unica. Questa sera l'annuncio è accompagnato dal padrino Andrea Carboretti. Ed è il cavaliere è seguito dalla scorta degli armati con il caratteristico mantello azzurro guidati da Matteo Bucciarelli. E dietro gli armati del Rione Giochi si intravede già il bufalone. È stato proprio grazie a lei che la Quintana ha potuto rappresentare l'Umbria di recente all'Expo 2015, un grande successo davvero, quindi grazie Presidente per essere qui, grande amica della giostra della Quintana. E poi il vice sindaco di Tamarbetti, la vicepresidente del Consiglio Comunale Elisabetta Piccolotti e gli assessori Graziano Angeli, Giovanni Patriarchi, Elia Sigismondi, Paola Franquillo, Silvia Stancati, Emiliano Belmonte, il delegato allo sport Enrico Tortolini e il rappresentante dell'amministrazione in seno all'ente Luca Bellagamba. Ed ecco le chiarine e il tamburini del Comitato Centrale con il gonfalone, l'icona della nostra manifestazione, e in piazza in questo istante. Accogliamolo con un applauso il presidente dell'ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, il vicepresidente Emilio Nofi, il segretario generale del Carlo Sardini, il tesoriere Fernando Fuginese, il magistrato addetto al patrimonio Arnaldo Raghi e poi Stefano Travazza, architetto della festa, il magistrato delle questioni tecniche Lucio Cacace e quello delle attività collaterali Simone Capaldini e il maestro di palazzo Alessandro Castellani. E allora un applauso per il comitato centrale direttivo dell'ente Giostra che sta sfilando in questo momento. E vedete subito questi colpi ad effetto studiati appunto dal presidente Stefano Travazza, che quest'anno ha puntato su tre speciali allegorie, su temi universali, quali potere, amore e fortuna, le tre caratteristiche principali della Quintana stessa. E quindi abbiamo subito i cani Metal Tiger, pluricampioni italiani e mondiali dell'allenamento Shanghai House, il cuore sul trasmetto, poi la figura del potere, preceduta da
mangia fuoco interpretata da Francesca Mola, dietro la quale vediamo la rappresentazione della fortezza e della giustizia che la caratterizzano. Tre draghi con in mano uno specchio, un dardo e un ciglio contornano la madrina ufficiale della Giostra della Quintana, signori Federica Moro, che rappresenta la bellezza dell'allegoria dell'amore, con Davide Zatterini nelle vesti di Eros, accompagnato da un cigno, simbolo dell'amore, e da due ballerine. A seguire Martina Pagliani, simboleggia la fortuna, con tre ancelle vestite di rosso, preceduta da tre unicorni che le danzano intorno. A chiudere il sontuoso corteggio della Giostra, due giganti trampolieri. Un colpo d'occhio davvero straordinario, perché studiato dalla commissione artistica dell'Ente Giostra e dal suo presidente Stefano Trabalza. Ed ora, eccola, i simboli di questa straordinaria allegoria. Ecco gli unicorni, ed ecco la fortuna con la ruota. E poi preparatevi ad applaudire il banditore Claudio Pesaristi, l'araldo Massimo Pergolesi, e poi il potere Giuseppe Raffoni e l'amore Nazareno Martinelli. Tra poco avrete modo di ascoltarli e vi faranno davvero vedere i brividi con le loro straordinarie voci. Allora dillo però. Ma in piazza è il momento dell'oggetto dei desideri del popolo della Quintana, il padrissimo Gabriele Porta, una splendida opera, Antaritro, senza titolo, dove si vede un atleta, così lo ha definito lo stesso artista, con una lancia in oro e poi l'otto, che è anche il simbolo dell'infinito, e i tre anelli. E l'atleta, secondo il suo caso, proprio davanti al palco. Il corteggio del comitato centrale viene chiuso dagli amici e poi colpo d'occhio eccezionale con due trampolieri giganti, il sole e la luna. La luna, appunto, della notte della Quintana, e il sole invece della giostra di domani. Bene, per il momento ci fermiamo qui con le splendide, straordinarie emozioni del corteggio delle rappresentanze regionali.